Ciao ragazzi, in questo nuovissimo video vedremo come realizzare questa illustrazione flat attraverso Illustrator e Photoshop. Vi farò vedere proprio i passaggi che ho svolto in modo tale da mostrarvi anche quello che è stato il mio flusso lavorativo. Partiremo come di consueto da carta e matita e poi ci sposteremo all'interno dei vari software. Fra l'altro, stiamo pensando proprio di creare un super corso completo all'illustrazione. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo tipo di corso potrebbe interessarvi. Partiamo subito con la prima fase, il primo step necessario per realizzare al meglio la nostra illustrazione. In questa fase chiamata composizione, sono andato a buttare giù la mia idea su carta fondamentalmente. Quindi ho immaginato la scena, non mi sono tanto preoccupato della qualità di questa bozza che, come vedete, è molto molto approssimativa. Mi sono focalizzato più che altro sulla disposizione dei vari elementi e sul loro ingombro. Quindi ho immaginato, volendo realizzare un'illustrazione di Natale, un Babbo Natale seduto su un camino che controlla il suo smartphone. Ok, questa qui è la prima fase di composizione, molto molto importante. Nella seconda fase ho realizzato una prima bozza, quindi ho preso la composizione e ne ho ricavato un'idea un po' più chiara. Ho cercato anche in questo caso di evitare il più possibile i dettagli, ma mi sono concentrato sugli elementi dell'illustrazione, quindi il soggetto, il personaggio, la casa, il camino, eccetera, eccetera. Anche in questo caso si tratta di uno schizzo molto approssimativo che andremo a definire nella fase successiva. Ecco la fase numero 3, chiamata bozza finale, in cui ho aggiunto ulteriori dettagli all'illustrazione. Ok, quindi questa qui sarà la bozza definitiva che poi andremo ad inserire in Illustrator. Per quanto riguarda i dettagli, vi consiglio di fare qualche ricerca online e prendere ispirazioni dalle immagini che trovate o da altre illustrazioni. In questo caso io ho ricercato, per esempio, immagini di Babbo Natale, immagini di sfondi innevati che mi hanno aiutato a rifinire meglio il tutto.
Quarta fase, il disegno vettoriale. Quindi mi sono spostato all'interno di Illustrator, ho importato la bozza scansionata e ho iniziato a tracciare i contorni del disegno. Ok, l'ho fatto prevalentemente con gli strumenti penna e matita, che ho approfondito anche nel corso completo Illustrator Startup. Illustrator Startup è un percorso che ho creato apposta per chi parte da zero con questo software, per chi vuole approfondirlo, per chi vuole passare da un punto A ad un punto Z. Ok, quindi se ancora avete difficoltà ad utilizzare questo programma, vi consiglio prima di acquistare Illustrator Startup. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Dopo aver tracciato tutti i contorni, io utilizzo solitamente una scala di grigi per andare a riempire tutti i tracciati chiusi. Quindi in questa fase riempio tutte quante le forme con dei grigi diversi e in questo modo riesco a focalizzarmi meglio sulle forme. Poi successivamente andremo ad applicare i colori. Vado ora ad applicare i colori veri e propri. Ho scelto questa palette che ho generato attraverso il pannello guida colori di Illustrator, un pannello molto utile che ci permette di generare facilmente dei colori in armonia a partire dal colore scelto e attivo nel selettore del riempimento. Ho sfruttato i simboli e il relativo strumento bomboletta per creare questo effetto neve. Ho organizzato ogni singolo tracciato all'interno di un livello diverso. Questo ci servirà poi all'interno di Photoshop per gestire correttamente le varie forme. Infine ho esportato questo file in formato PSD. Ultima fase, applicazione delle texture in Photoshop. Quindi apriamo il nostro file PSD esportato da Illustrator e lo andiamo a lavorare all'interno di Photoshop. Ho già ritagliato l'illustrazione e adesso sono pronto per applicare qualche texture alle forme. Ho già recuperato una texture di cotone che è questa. La vado ad inserire trascinandola nel documento illustrazionenatale.psd. Tutto quello che dobbiamo fare è posizionare la nostra texture sul tracciato che vogliamo riempire, ok? Come per esempio la gamba sinistra, ok? L'andiamo a cercare qui nel pannello livelli, eccola qui. Andiamo a spostare il livello 1, che in questo caso è la texture, esattamente sopra il livello gamba sinistra, ok? Fatto questo, teniamo premuto il tasto Option o Alt, ci spostiamo fra un livello e l'altro, quindi fra il livello 1 e il livello gamba sinistra, e facciamo un click. La texture verrà inserita nella forma. Andiamo a cambiare il metodo fusione del livello. Lo sposto per esempio su luce soffusa, riduco leggermente la percentuale di opacità, applico una maschera a questa texture e vado semplicemente attraverso il pennello, tasto B per attivarlo, con il colore nero in primo piano a rimuovere parte della mia texture in alcune zone della forma. Posso anche ridurre la percentuale di opacità del pennello, ok? Ora non dovete far altro che andare ad utilizzare altre texture e applicarle alle forme.